Per rispondere a Lorenzo che chiedeva se si potevano usare gli stessi set per registrare movimenti, rotazione e scala di un oggetto in modo da avere una sola camera, poi girare l'oggetto per sfruttare la stessa illuminazione con la stessa inquadratura, quindi fare dei render differenti, il mio consiglio non è quello di utilizzare gli stage set, perché sono più avanzati, quindi sono abbastanza sofisticati e vengono utilizzati più per modificare impostazioni di render, tutto quello che riguarda i materiali. Quindi se ho un materiale, io posso andare a modificare questo diciamo materiale ed registrare con gli stage set le modifiche del materiale, attivare e disattivare ad esempio delle luci, però il movimento dell'oggetto, ho fatto delle prove veloci, gli stage set non mi sembra che vadano a registrare questi movimenti. La cosa più semplice in 3ds Max è utilizzare le chiavi di animazione, quindi impostarsi in AutoKey. Quando io sono in AutoKey, in questo caso sono all'interno di una camera che ho già fatto, l'inquadratura è la stessa, l'illuminazione è la stessa, quello che io posso fare è prendere l'oggetto ed muoverlo in posizioni diverse, ruotarlo in posizioni diverse, scalarlo in posizioni diverse e andare a registrare queste chiavi di scala, posizione e rotazione, perché la timeline, che è questa dove noi abbiamo la barra del tempo, va a registrare queste cose quando io sono impostato in AutoKey. Ovviamente io non so come deve essere fatta la sua animazione, ma se voglio fare una animazione di questo tipo, ad esempio al frame 20 voglio che l'oggetto sia ad esempio in questa posizione, io ho questa animazione. Se voglio che poi il frame 45 sia in questo modo, ho questa tipologia di animazione. Chiaro è che se voglio fare dei render, come dire, statici, queste chiavi io le andrò ad spostare ad altri frame, quindi ai primi frame, in questo caso 1, il frame 0, il frame 1 e il frame 2. Questo vuol dire che se io lancio il render in questo momento ed do un percorso di salvataggio, lui mi salverà un'inquadratura in questo modo, un'inquadratura in questo modo, un'inquadratura in questo modo per i primi tre frame. Quindi andrò direttamente all'interno delle impostazioni di render e nell'area comune gli dirò guarda che il range sarà da 0 ad esempio al 3, e quindi farò solo questi tre render. In questo caso, se io gli faccio fare il render, lui mi dice guarda che tu sei su una sequenza, non stai salvando, e quindi farai dei render che poi saranno perduti, ma per me va bene lo stesso perché li voglio soltanto mostrare come esempio. In questo caso lui sta facendo dei render con un motore di render che è V-Ray, ma si possono usare qualsiasi altro motore di render. Quando lui finisce di fare il primo render, chiaramente passerà al frame successivo, questo è il frame 0, quindi passerà al frame 1 e cambierà la posizione del mio oggetto. La stessa cosa si può fare per le camere, quindi io posso prendere una camera, attivare AutoKey, spostare la camera e registrare i movimenti della camera. Questo è il mio primo render, ora lui passerà al secondo render, eccolo qua. Quindi se ho un percorso di salvataggio delle immagini, lui mi registra questo percorso di salvataggio delle immagini, vale a dire il render output. Devo chiaramente andare a salvare in un formato. Questo è il suggerimento più veloce per spostare un oggetto in 3ds Max e fare dei render in 3ds Max senza andare ad utilizzare altre metodologie.